Buonasera amici dell'Arend, si è appena concluso il playoff che ha regalato al New Team Ferraris l'accesso alla semifinale. Ricordiamo, playoff contro il triennio del Mercalli. Siamo qui col protagonista della partita, il portiere Liguori. Buonasera. Allora, partita molto bella, non dal punto di vista, diciamo, delle giocate, ma dal punto di vista dell'agonismo. La posta in palio era alta e voi infatti vi siete impegnati tutti quanti, sia voi che anche gli avversari. Partita molto maschia, molto dura, sì. Però alla fine siete riusciti a portare a casa, insomma. Vittoria, un gol molto fortunoso. Sì. È stato un calcio d'angolo, il portiere ha fatto un errore. Però l'importante oggi era vincere, non importava come. Infatti una partita di rimbalzi a centrocampo e qualche occasione sul finire. Senti, al di là del merito degli avversari, difensivo, cosa secondo te avete sbagliato oppure secondo te avete fatto la partita perfetta? Non è stata una partita perfetta, però è stata una partita, come hai detto tu, bastava la vittoria. Sì. Ci siamo troppo spinti poche noi in avanti e siamo rimasti troppo nella fase difensiva. Però la vostra fase difensiva è stata perfetta, diciamo. Senti, ti senti di essere il migliore in campo con quella parata all'ultimo secondo? No, il migliore in campo no, però hai contribuito. Per fortuna ho contribuito. Vabbè. Ti ringrazio. Bocca al lupo per tutto. Ciao, dal Millennium è tutto. Buonasera, buona domenica dal Millennium. Tempo di spareggi in School League, erano in palio le semifinali questa sera e il Righi Blues si è preso una grande gioia, la prima stagionale possiamo dire, eliminando l'Atletico Nido da calcio di rigore e qualificandosi così per appunto le semifinali. Siamo con Saulino, capitano della squadra, il trascinatore Marino e Bomber Giannetti che ha segnato poi il rigore decisivo. Io partirei da Saulino perché al di là poi dei gol e dei rigori c'è stata una prestazione importante soprattutto difensiva da parte vostra, no? Avete preso sempre valanghe di gol in questo torneo, invece oggi siete riusciti a essere molto uniti, molto compatti dietro. Sì, questo qua per noi è stato un campionato molto duro, soprattutto all'inizio perché perdevamo sempre con 7-0, 7-1, però poi piano piano abbiamo capito come giocare e abbiamo fatto ottimi risultati, ad esempio gli ultimi risultati pareggi e con diciamo qualche vittoria. Alla fine però ai quarti di finale, ovvero questi, abbiamo dato il meglio di noi e fortunatamente dato i rigori e abbiamo vinto. Al termine del video spiegheremo a Saulino che questa non è un'intervista di storia, quindi non c'è bisogno. Però va bene, non fa niente. Allora, Marino, un'ottima prova da parte tua, sei sempre stato un po', insomma, come dire, il migliore di questa formazione dal punto di vista tecnico. Oggi poi le hai anche portati a un obiettivo vero, no? Alla fine non è che solo salvavi la dignità, questa volta hai salvato anche il risultato. No, diciamo. Ma secondo me abbiamo giocato tutti bene, cioè complessivamente la squadra che ha dato il meglio, allora questo secondo me è il risultato anche della rabbia che ci ha portato, che ci ha portato adesso alla vittoria, alla prima vittoria, tutte queste sconfitte che ci hanno dato caricato, la vita. Sì. Gente, sei d'accordo, insomma, è il lavoro che avete fatto durante l'anno per migliorare vi ha portato a questo risultato, adesso immagino che ve la volete giocare senza paura di nessuno. Sì, adesso questa vittoria, dopo questa vittoria siamo più carichi per la prossima, quindi scenderemo in campo ancora più cattivi. Perfetto, una stringata sintesi. Una cosa è che tutta la partita che parlavo con Zungri e facevo notare questo accorgimento tattico di stasera del Righi, vediamo se il capitano è d'accordo con me o è una cosa che ho notato soltanto io. La posizione di Fusco sulla sinistra, che in fase passiva era una difesa a 4 praticamente la vostra, però poi subito gli chiedevate di sganciarsi e passavate di nuovo a 3. Ecco, di solito giocavate sempre con Ciotola, Caruso e Tete Centrale, prendevate tanti gol, forse questa soluzione vi ha permesso di essere più solidi. Noi siamo partiti subito con il 3-3-1, però abbiamo capito, questa qua è un quarto di finale, perciò ci andiamo a giocare qua divisa a 4 e possibilmente sui contropiedi. Scuola di tattica al torneo School League, da Millennium è tutto, buona domenica e forza Napoli, è stasera. Sempre.